Ci saranno che va a rinforzare uno di quei reparti che fino ad oggi è stato un po' più martellato che la porta. Beh, quello è un reparto dove è sempre martellato, come se va bene o va male, quando prendi gol è il reparto che martella è portiere. Quindi... Hai iniziato a allenarti con i tuoi compagni? Sì. Come vedi la situazione e cosa ti piace di questo FB Cisaronno? Ma io ho iniziato da martedì a allenarmi, quando è arrivato il transfer dalla Svizzera. Mi sembra, da quel poco che ho visto in questi 2 giorni di allenamento, un buon gruppo. Affiatati anche il ritmo, con il mister che è uno che tiene ritmi molto alti, si vede. E niente, cioè, non mi è sembrata una squadra che rispecchia la classifica di adesso. Arrivi anche con un bagaglio di esperienza importante, sia nel settore giovanile che anche poi a livello professionistico. Ci vuoi raccontare un po' quella che è stata in breve la tua carriera? Sì, beh, guarda, io sono fatto le giovanili a Como, poi ho fatto Regina, sono andato in prima squadra con la Regina, poi ho comprato l'Atalanta, ho fatto delle panchine con l'Atalanta in Serie A, poi dopo sono uscito, ho fatto Como in Serie D, dove ho vinto il campionato, poi ho fatto Lecco, Verbania, Salò, Milazzo, Gallipoli, Pontisola, poi sono andato in Albania in Serie A, poi sono tornato indietro, ho fatto Valenzana in C. E questo è il primo anno che mi capita di giocare, di scendere in eccellenza, però poi sono andato in Svizzera, ecco, arrivo dalla Svizzera. Diciamo che arrivi con un bagaglio molto importante che sicuramente ha un valore aggiunto, non perché questi ragazzi non siano validi, ma perché comunque hanno bisogno magari anche di una certezza un po' più matura dietro, che fino ad oggi potrebbe essere anche una di quelle cose che è mancata vedendo i molti giovani in squadra. Sì, beh, quello è sempre un lato che vai a toccare quando giochi con i giovani in porta, che è la regola che impongono, e quindi quello che manca, non la bravura magari di tanti ragazzi, ma l'esperienza, perché comunque un ragazzo che ne ha 18 anni non può avere tantissima esperienza ed è obbligato comunque a giocare. E quindi io dico sempre, io quello che ho fatto lo metto da parte, quindi io quello non stiamo neanche a dire quante squadre dove ho giocato e cose. Io cerco di venire qui e dare il mio apporto alla squadra, poi io spero di darlo positivamente, sia in campo che fuori che nello spogliatoio. Benvenuto in bocca al lupo. Grazie.